Oh, ragazzi, finalmente riusciamo a tirare un attimo di respiro, perché veramente le ultime ore erano state un'immersione continua, come quando proprio sei in piscina, devi andare sott'acqua e trattieni il respiro e devi tornare su, ma non ce la fai. Lukaku, Cuadrado, tutto quello che è accaduto, disastro, disastro vero e proprio. Quindi finalmente possiamo un attimo respirare, ma non per tantissimo, perché comunque oggi alle 14 Giuntoli parlerà in conferenza stampa per la prima volta e quindi ricominciano le conferenze stampa di presentazione alla Juventus. Dovremo ascoltare anche Timothy Weah, che ieri è arrivato alla Continassa, ha già svolto il primo allenamento con i compagni. Ora è ufficialmente iniziata, no? La stagione della Juventus un po' per tutti. È rientrato Chiesa, è rientrato Weah, è rientrato anche McKennie, che è comunque un giocatore fuori rosa per la Juventus. Oggi parla Giuntoli. Ci siamo, è tutto apparecchiato, anche perché banalmente fate più 30 giorni alla data di oggi, 18 luglio 2023, arriviamo al 18 agosto 2023 e significherebbe a 48 ore dall'esordio, significherebbe l'antivigilia di campionato di Serie A, perché ricominciamo appunto il 20 di agosto contro l'Udinese a Udine. Quindi ragazzi, capite bene che un mese vola, passa molto velocemente, a maggior ragione se dovranno incastrarsi alcune cose come un'eventuale cessione di Vlahovic che porterebbe poi all'arrivo di Romelu Lukaku, e vediamo quanti altri giocatori potrebbero lasciare la Juventus, perché come sappiamo il problema numero uno del momento è la sovrabbondanza. Ci sono troppi giocatori a disposizione e quindi prima di andare a fare nuovi acquisti bisogna cedere quelli già presenti in rosa. E diciamo che ci siamo mossi da questo punto di vista, con tutte le esclusioni dalla rosa, e tra cui Bonucci, un'altra di quelle notizie che ci aveva un po' tolto il respiro nelle ultime ore. Ci sono tanti altri giocatori. Prima di tutto, seconda maglia addosso. Voglio ringraziare Adidas Italia per il regalino apprezzato. Compio gli anni settimana prossima, esattamente martedì prossimo, quindi non potevate scegliere un momento migliore. Maglia che va a riprendere il Monte Rosa, quindi veramente molto molto interessante come design, che è ribaltato rispetto alla passata stagione, perché la prima maglia dell'anno scorso era molto light, molto tranquilla, e quella scura invece era la seconda, quella tutta nera. Quest'anno invece è il contrario, abbiamo la prima un po' più dark, un po' più scura con anche i pantaloncini scuri, e la seconda invece un po' più chiara, un po' più morbida. Questa è veramente una maglia molto molto estiva, c'ha un drip invidiabile, quindi niente, grazie Adidas Italia, siete stati carinissimi. Dicevamo, Giuntoli oggi alle 14 in conferenza stampa, e cercheremo di capire se tutti quelli che sono state l'esclusione del progetto tecnico sono state concordate, come immagino, tra allenatore e dirigenza, o se è stata più che altro una necessità legata ai bilanci, anche se questa cosa non mi tornerebbe, perché poi penso banalmente ad Alessandro, che ha avuto un rinnovo annuale sulla base di 6 milioni di euro netti, 6 e mezzo forse addirittura, comunque giù di lì. Ecco, allora anche quello dal punto di vista del bilancio potrebbe essere un danno, e quindi immagino che siano state semplicemente volontà tecniche legate a quelle economiche, non si sia guardato soltanto l'aspetto economico. Poi per Bonucci secondo me è un discorso più ampio, anche l'altro giorno vi dicevo, secondo me prima della notizia di Bonucci fuori rosa, secondo me qualcuno sta mentendo, secondo me ci sono delle bugie. Vi invito magari a recuperare quel video che vi lascio qui sopra nelle schede, perché è stata una prediction secondo me abbastanza facile, quindi non è un vanto, però rispetto alle ore che ci separavano poi dalla notizia di Bonucci ufficialmente messo fuori rosa dalla Juventus. Vediamo che cosa dirà Giuntoli da questo punto di vista, perché credo che una domanda su Bonucci sia d'obbligo. Quella su Lukaku si può benissimo non rispondere, fare un giro di parole. Su Cuadrado identico, anche perché Cuadrado è già andato via quando arriva Giuntoli, però Bonucci è la prima vera mossa di Giuntoli ufficiale, l'esclusione di Bonucci, Arthur, McKennie e Zaccaria. E sono nomi di cui andremo a discutere in questo video. Intanto, ragazzi, la notizia forse più bella della giornata, più della conferenza stampa di Giuntoli, perché ieri non ho avuto tempo di parlare di questa cosa. Perché? Perché ieri vi ho portato un paio di video e ho visto che sono andati molto bene, quindi grazie mille, gentilissimi, come al solito. Però Arthur, che si avvicina a grandi passi alla Fiorentina, è una cosa di cui dobbiamo parlare, nel caso dobbiamo tirar fuori la bottiglia che abbiamo in fresco di spumante e stapparla, perché nessuno poteva prevedere un esito di questo tipo. Se questa è davvero una trattativa di Giuntoli, perché poi bisogna capire, manna Giuntoli, chi è che si occupa di queste cose, faccio una statua a tutti e due, a uno dei due, quello che volete, perché si parla di un prestito di 2 milioni di euro per Arthur.
quindi la Juventus riceverebbe 2 milioni di euro di prestito, con diritto di riscatto fissato a 18 o 20, con ingaggio pagato a metà tra Juventus e Fiorentina. Ora, leggevo che l'ingaggio di Arthur dovrebbe essere di 5,5/6. Da quanto so io, perché ho parlato un pochettino in questi anni con tanti esperti del settore, proprio di Arthur, che è una delle operazioni più scellerate, se vogliamo, proprio della Juventus dal punto di vista sportivo, lo stipendio, l'ingaggio di Arthur dovrebbe essere un pochettino più alto, un pochettino più alto, più intorno agli 8 che intorno ai 6 o ai 5,5. Poi, non so se questa cosa è confermata o se arrivava a quella cifra con dei bonus che non andrebbero attivati in caso di prestito. Io non lo so, però sapevo che la cifra dell'ingaggio di Arthur era più alta rispetto a 5,5, decisamente più alta. Poi vediamo cosa succederà. E quindi io faccio così, come San Tommaso, e non ci crede finché non ci pianta il naso. Se non vedo, non credo. Finché non ci sarà Arthur ufficiale alla Fiorentina, io mi contengo, perché mi sembra decisamente tutto troppo strano. Cioè, ripeto, 2 milioni di prestito e 18 di diritto di riscatto con ingaggio pagato la metà, neanche nei miei desideri più segreti avrei immaginato una trattativa del genere in questo momento storico per Arthur. Davvero, perché temevo che la Juventus potesse essere costretta a rescindere il contratto del giocatore e quindi magari garantirgli anche una buona uscita per farlo schiodare. Ora, non credo eventualmente che poi la Fiorentina andrà a riscattarlo a 18-20 milioni di euro. Ne dubito. Perché? Perché poi rimane il problema dell'ingaggio. Quindi o il ragazzo decide di abbassarsi drasticamente l'ingaggio perché a Firenze poi si trova talmente tanto bene che, o se no, questo è l'ennesimo giocatore che esce un anno e poi rientra, però poi si avvicina anche alla scadenza del contratto e la Juventus si allontana da quella che dovrebbe essere la figura di Arthur, perché poi una volta che si avvicina alla scadenza è libero di fare un po' quello che vuole. Io su Arthur ho dei rimpianti, devo dire la verità, perché il primo anno, quello con Pirlo, mi aveva dato delle vibes, non da fenomeno o robe del genere, ma di giocatore che poteva diventare davvero determinante e importante per la squadra, a tal punto che se pensavo al centrocampo in determinati momenti dell'epoca di Pirlo, dell'anno di Pirlo, quello era il giocatore che mi dava più sicurezza di tutti. Ora, so che per qualcuno sembrerà una bestemmia questa cosa e magari qualcuno avrà già chiuso il video, però voglio ricordarvi quello che era il centrocampo di Pirlo, perché poi si fa presto anche a dire che forse Arthur era davvero quello nonostante gli errori poi col Benevento, ma quelli sono arrivati dopo e lì aveva pazienza nei confronti di Arthur, era anche già un pochino bella che è andata. Però il centrocampo che ha avuto Pirlo in mano, ragazzi, Bentancur, Rabiot, McKennie, Ramsey e Arthur. Centrocampo terrificante. Cioè, lo ripeto, Bentancur, Rabiot, Ramsey, non me li ricordo già più, Arthur e McKennie. Con McKennie che il suo comunque l'aveva fatto, con Arthur che faceva intravedere qualcosina, Bentancur, oioi, insomma, molto bene l'anno prima con Sarri, ma quello lì no. Ramsey, ciaone. E Rabiot, che aveva fatto una stagione normale, non ovviamente quella super come quella appena conclusa. Poi, facile magari mettersi in mostra quando gli altri sono di basso livello? Probabilmente sì, che è anche un po' la mia paura su Rabiot, perché noi abbiamo rinnovato Rabiot per un anno, ok, ma il Rabiot dell'anno prossimo sarà quello che abbiamo visto nell'ultima stagione o quello che abbiamo visto a targhe alterne? Cioè, io spero che Rabiot abbia raggiunto la maturità calcistica, sia maturato a tal punto che anche l'anno prossimo manterrà degli standard simili a quelli dell'anno scorso. Non parlo specificatamente dei 10 gol, però spero che dentro le partite possa mettere quello che ha messo nell'ultima stagione. Però non è detto. Quindi vediamo cosa succede su Arthur, giocatore che la Juventus va a prendere in un discorso di plusvalenza assolutamente. Questa è una cosa che non si può negare, perché era così, si diceva all'epoca e si dice anche oggi, nonostante quello che è successo con Pjanic, perché Juventus e Barcellona volevano cercare di incastrare questa trattativa che andava a creare un beneficio a entrambi i club. Ecco, quel beneficio immediato,
come la plusvalenza è diventato un'arma a doppio taglio, perché oggi invece siamo qui a dire sì, però Arthur chi se lo piglia, è però l'ammortamento del cartellino ancora alto, quindi se nell'immediato la plusvalenza può generarti un effetto benefico, poi sul lungo è un'arma a doppio taglio e ti crea dei problemi grossi come Arthur, per quello che dico. Finché non vedo non credo, però queste notizie che ci arrivano sono assolutamente positive. Ha già salutato un altro centrocampista ieri, perché Filippo Ranocchia è partito direzione Empoli, prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte della Juventus. Quindi dovesse poi Ranocchia mostrarsi un giocatore bla bla bla, la Juve può benissimo andare lì e controriscattarlo. Dopo una stagione in Serie A dove non ha praticamente mai giocato titolare, vediamo se all'Empoli riuscirà a trovare il suo spazio. E poi c'è Zaccaria, sempre in trattativa con la Premier. Sappiamo che ballano quei milioni lì, la Juventus ne vorrebbe un po' di più. Torna ai 20, l'offerta è poco meno di 15, si sta cercando di trovare la quadra. E ieri è tornato anche McKennie, che avrà incontrato alla Continassa il suo compagno di nazionale Timothy Weah, però non si saranno allenati insieme, perché dopo i test che ha fatto insieme a Chiesa, mi pare che sia entrato uscito insieme a Chiesa, McKennie poi è destinato ad allenarsi a parte con appunto Arthur, con appunto Zaccaria, con appunto Bonucci, tutti i giocatori come magari Pellegrini che sono ai margini del progetto tecnico. Quindi la Juventus inizia a muoversi dal punto di vista delle cessioni, che sono la cosa più importante, e poi con tutte queste cessioni un ingresso a centrocampo, dovessero uscire Arthur, Zaccaria e McKennie, dopo che è già uscito anche Ranocchia, ecco, un ingresso a centrocampo poi me lo aspetterei assolutamente, nonostante comunque la presenza di Rovella. E poi si potrebbe lavorare sull'uscita di Miretti, secondo me legata abbastanza alle condizioni di Pogba, perché se Pogba è ancora indietro, allora Miretti lo tengo piuttosto che darlo in prestito un anno, come sembra essere la volontà della Juventus, perché non vorrei mai ritrovarmi ad avere un giocatore in meno nella rosa dei centrocampisti a disposizione, perché non voglio assolutamente vivere una stagione come quella dell'anno scorso dal punto di vista di Paul Pogba. Insomma, la Juventus inizia a muoversi, inizia ad esserci delle trattative interessanti, inizia a crearsi, se vogliamo, anche una sorta di tesoretto e di risparmio da parte di ingaggi importanti, e tutte queste cose potrebbero portarci alla dimensione in cui o si va ad acquistare qualcuno o diventa non più necessario andare a cedere Vlahovic e quindi acquistare Lukaku. Aspettiamo e vediamo, e oggi ci vediamo con il video, la reazione, il commento alla prima conferenza stampa ufficiale in bianco nero di Cristiano Giuntoli. Ciao!